Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Piccolo accorgimento, sto facendo dei test di registrazione. Ma siamo qui oggi per parlare di novità e parliamo di novità in casa Sony. Una piccola novità, se la vogliamo chiamare così, ma che ha dato soddisfazioni fino ad oggi e con questa nuova versione darà ancora più soddisfazioni. Stiamo parlando di RX 100 Mark 6. Presentata pochi giorni fa, la RX 100 Mark 6 mette un altro piccolo mattoncino, piccolo, enorme mattoncino, nella gamma delle camere compatte di Sony. E per chi non conoscesse, la RX 100 Mark, dalla 1 alla 5 hanno praticamente ridisegnato e ricreato il mondo della compatta, rendendo quella che è una compatta da viaggio, una camera piccolina, una macchina davvero molto prestante. Questa RX 100 Mark 6 non è da meno ed anzi fa delle piccole ma enormi aggiunte che la rendono ancora più perfetta. Una cosa imperfetta è il prezzo, ma ve lo dico fra un po'. In questo nuovo modello, come già cominciata la rivoluzione con i modelli precedenti, mantiene la Sony RX 100 Mark 6, mantiene ancora il sensore da un pollice, ottimo sensore, e oltre ad essere stata completamente ridisegnato il corpo all'interno, esternamente rimane praticamente la stessa. Sto ridisegnato l'interno, abbiamo un nuovo viewfinder molto ma molto intelligente, il sistema di apertura e chiusura, e la più grande novità, abbiamo una nuova lente, una nuova ottica con uno zoom che va da 24 a 200 mm con apertura focale variabile da f2.8 a f4.5, che non è assolutamente male. E tra le altre cose ricordo che questa camera registra in 4K a 30 frame per secondo, questa arriva a 1000 fotogrammi al secondo in 1920x1080. Naturalmente, anche se il processore è cambiato ed è migliorato, purtroppo potrà registrare questa quantità di fotogrammi per una breve clip. Abbiamo diverse tipologie di bitrate possibili, dai 25 ai 50 a salire megabits per secondo per questi vari formati di registrazione, ed una cosa che è stata ancora migliorata di più rispetto al modello precedente è ancora di più la messa a fuoco, che ora conta 315 punti per la messa a fuoco, e il sensore che diventa da 20,1 megapixel. Grazie al nuovo processore Bionic 6 Advance è possibile realizzare fino ai 24 scatti consecutivi. Insomma, è una macchina che davvero, davvero, davvero ribalta di nuovo il mercato delle compatte. Mercato delle compatte che, oltre al concetto di compatte in sé, questa camera, insieme a un altro paio di modelli di altre case concorrenti, sono diventate le forse più conosciute camere da vlog per registrazione di video, perché molto compatte e di altissima qualità. Infatti, insieme a questa, ora abbiamo sulla stessa lineup la Panasonic LX15 e la Canon G7X Mark II, che almeno Canon è rimasta anni indietro, perché quella camera, che è ancora in produzione, ancora è venduta, è abbastanza vecchiotta e registra ancora solo in Full HD. Non che avessimo bisogno del 4K per fare vlog, ma in un mercato dove i concorrenti puntano al 4K, Canon purtroppo è rimasta indietro su questo, ma si sta facendo sulle altre categorie. Ma non è questo il punto di questo video, quindi torniamo alla RX 100. Come dicevo, quindi ribalta ancora di più la situazione. Sony si mette ancora un passetto in avanti rispetto ai concorrenti, ma aumenta il prezzo. Sì, perché se la RX 100 Mark 5 di listino costava 1000 euro su giù di lì, tondi tondi, e ancora essendo delle macchine molto ricercate di alta qualità, mantengono ancora il prezzo, tant'è che è ancora in vendita la RX 100 Mark 4, che è ancora una fantastica macchina, e la RX 100 Mark 3, e praticamente tutta la lineup ancora che si trovano ancora disponibili su Amazon e dintorni, sono ancora vendute ai prezzi d'uscita. In pratica non hanno mai avuto un drop del prezzo. Stessa cosa purtroppo avverrà con la RX 100 Mark 6, perché non c'è una reale competizione con questa macchina, e perché queste macchine hanno un grande valore e sono abbastanza durature nel tempo. Dalle notizie che si leggono, purtroppo la batteria continua a durare poco, ma basta farne scorta, il problema è risolto. Ma arriviamo all'enorme nota dolente, ossia il prezzo. Siamo a 1200 euro. 1200 euro per una compatta che, sì, di grandissima qualità, sono davvero tanti. Ne varrà la pena? Di sicuro, se Sony mette questo prezzo, sa perfettamente che quella macchina vale quei soldi. E se devo pensare alle macchine precedenti e alle aggiunte che sono state fatte, vi posso assicurare che quella camera vale quei soldi. Mentre tutti quanti sul web pensano che la RX 100 Mark 6 nasce prettamente come compatta fotografica, e funziona benissimo come compatta fotografica, anzi fa degli scatti davvero fantastici, Sony ha presentato un accessorio per la RX 100 Mark 6. Questo.
di cui ho sentito pochissimo parlare in giro sul web, soltanto sul sito ufficiale c'è qualche richiamo. È un accessorio prettamente nato per i vlogger, ossia un piccolo cavallettino a tre piedi che è collegato tramite l'USB con la macchina, ci mette a disposizione frontalmente tutti i tasti e funzioni necessari per poterla usare in modalità selfie, ossia quando ci si riprende. Insomma, questo fa capire che Sony ha visto il mercato, ha visto l'utilizzo di questa camera e tutte le migliorie sono state fatte, la maggior parte, anche pensando ai vlogger a chi utilizza la camera, come macchina per fare riprese. Tant'è che è una, se non la migliore, compatta che esista per questo. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto e che risulti utile a chi non conosceva l'uscita della RX100 Mark 6 e a chi voleva qualche piccolo approfondimento. Speriamo di poterla avere in prova così che potrò dirvi di più. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se avete delle domande, dei dubbi, trovate la sezione dei commenti qui sotto e mi raccomando, mi trovate anche su Instagram dove pubblico continuamente. Quindi, se avete anche delle domande da farmi e vogliamo rimanere in contatto in modo un pochino più veloce, c'è anche Instagram oltre a YouTube. Quindi, cos'altro che dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.